L'esperienza del passato mostrano che tagli al cuneo fiscale di pochi miliardi non hanno effetti significativi. Ne servono almeno 13-14. Non certo i 2 miliardi di qualcosa di cui leggiamo nella NADEF. Per tutto questo, caro signor Presidente Conte, chiediamo una legge di bilancio che rende evidentemente che la lezione è stata compresa. Noi apprezziamo molto i suoi propositi, ma non dimentichiamo quello che abbiamo visto e sentito nei 14 mesi precedenti. Non possiamo dimenticare che quel governo ci ha promesso di cancellare la povertà, ci ha restituito la stagnazione. L'Italia è ferma. Ci dica 3 cose essenziali che il suo governo intende fare per rilanciarla. Le priorità vere. Non rispondeteci con l'elenco di 27-39 proposte del PSL. L'appello che le rivolgiamo è solo questo. Questa volta stupiteci. Nessun equivoco sul deficit debito. Devono scegliere. Sulle opere e sui cantieri da ampliare, in tutta Italia. Stop all'esperimento negativo di quota 100 ed espianto delle politiche del lavoro dal reddito di cittadinanza. Noi non rappresentiamo maggioranza o opposizione. Noi siamo imprenditori, noi siamo Somvarda, noi siamo Confindustria.